Buongiorno a tutti, sono Cochì, mi trasmetto dal monastero di Sambongi. Sono qui per un altro suggerimento di lettura per questi tempi in cui il tempo è dilatato e siamo tutti chiusi in casa e abbiamo bisogno di un suggerimento di lettura, ovviamente. E sono qui per questo motivo, come tutti gli altri monaci della foresta di bambù. Allora, il mio suggerimento per oggi è un libro, il libro della vita, Meditazioni quotidiane, edizioni Il punto d'incontro. Come potete vedere, è un libro di Jiddu Krishnamurti. Chi era Krishnamurti? Krishnamurti è stato definito anche dal Dalai Lama stesso uno dei maggiori pensatori del Novecento, stato definito il grande filosofo del Novecento, ma la realtà per me è un'altra. La realtà di Krishnamurti per me è di un grande mistico, quindi una persona che va oltre il pensiero, va oltre la filosofia. È un mistico perché pratica la propria mente. Una famosa frase detta da lui è che il mondo ha bisogno di una rivoluzione e le rivoluzioni non si fanno con i pensieri, con i concetti, con le filosofie o con le ideologie, si fanno cambiando la propria coscienza, cambiando la propria mente, studiando la propria mente perché il mondo siamo noi. Se vogliamo cambiare il mondo, dobbiamo cominciare da noi stessi. E quindi riprende un antico concetto dei presocratici, tipo Eraclito, conosci te stesso. E questo libro cosa ha di particolare? È un libro particolare perché è composto da 365 letture, una lettura per ogni giorno dell'anno. È diviso in argomenti generali, un argomento particolare per ogni mese. E all'interno di ogni mese, ogni giorno c'è una paginetta da leggere, una paginetta quindi molto breve, che tratta o dà spunto o dà ispirazione alla riflessione su quell'argomento. Quindi è un libro particolare, quindi non è un saggio che ha un inizio e una fine, si può incominciare da qualsiasi punto di questo libro. Ogni giorno, come per esempio oggi è il 21 di marzo, si va al 21 di marzo nel libro e si legge la paginetta relativa a quel giorno. Questo serve a ispirarci, a mantenerci nella pratica e possiamo leggere questa paginetta semplicemente così, in modo, con una comprensione intellettuale. Oppure possiamo semplicemente leggerla e lasciarla depositare dentro di noi, lasciarla agire, lasciarla lavorare dentro di noi e ogni tanto col pensiero ritornare, senza tanto lavorarci sopra con la mente, lasciarla lavorare. Questo è bello perché ogni giorno c'è un suggerimento diverso, c'è una paginetta diversa da leggere. E questo, per questo motivo, perché non è un impegno tanto gravoso questo libro ed è abbastanza leggero nel suo utilizzo e è abbastanza profondo nella sua utilità. Per questo mi sentivo di consigliarvi questo libro di Jiddu Krishnamurti. Jiddu Krishnamurti è nato nel 1895 65, ed è morto nel 1986. Ha quasi 100 anni, quindi ha lavorato tanto, ha scritto tanto, ci sono tantissimi testi di Krishnamurti disponibili, ovviamente per chi volesse approfondire. Lui nasce nel seno della società teosofica fondata da Madame Blavatsky e quindi cresce in questo tipo di ambiente. Ciò che fa di lui un personaggio particolare è il fatto che non aderisce a nessun tipo di tradizione. E inoltre, oltre a non aderire a nessun tipo di tradizione, disfa anche la società teosofica.
perché lui pensa che non sia importante essere legati a nessun tipo di tradizione, ma è importante lavorare con se stessi, con la propria mente e con le indicazioni che lui ci dà e che sono tantissime. Con questo vi lascio, vi auguro una buona lettura di Krishnamurti, l'autore che vi propongo oggi. Grazie a tutti per l'attenzione e alla prossima.